Benvenuti al concerto di Tiziano Ferro. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, piccolo vlog per chi non è potuto venire qui al concerto di Tiziano Ferro, il nostro tizianone nazionale. Quindi vi faccio vedere un po' di robette. Se avete visto anche le storie Instagram degli altri giorni, già sapete qualche anticipazione così. Però diciamo, la luce mi sta un po' mannaffa un culo la luce, diciamo. Quindi vediamo oggi cosa fa, com'è questo concerto di Tiziano Ferro qui allo Stadio Olimpico a Roma. Quindi ovviamente ragazzi, non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che mo raga vi faccio vedere il nostro tizianone nazionale che sta qua sotto, che mo tra poco appare qua sopra mentre io divento un pollice. E quindi andiamo a vedere, vediamo se voi siete mai venuti al concerto del Tiziano Ferro. Scrivetelo qua sotto nei commenti e ovviamente cercate di imparare la canzone che ascolterete in questo video, perché un po', diciamo, la camufferò, perché sennò YouTube mi blocca il video per copyright. E quindi un po' modificherò la canzone, modificherò un po' le tracce audio. E quindi ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se ci azzeccate, se siete veramente dei fan di Tiziano Ferro e se indovinate la canzone. E ovviamente scrivete anche nei commenti qua sotto se siete mai venuti a un concerto di Tiziano Ferro. Quindi mo tra poco esce Tiziano Ferro, tra 3, 2, 1. Hai gli occhi di tua madre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme, ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno, 27 e ancora non ci chiamiamo, il dolore di lusso, il tuo sedistro nero, che c'è di sopra i vetri, se non ti piace ciò che vedi. Il mio passato è il tuo passato, ma tu no, beh, cosa ti amo? Sembra difficile, no! Mi fa pensare, mi fa capire che non spezza tanto. So che sicuramente ci racconteremo delle storie, tutto quello che è successo in questi anni, ma voglio iniziare con questo, che è il nostro tatuaggio. Yeah.
scorso, perché pensavo non si potesse toccare. Poi il signor Francesco De Gregori mi ha mandato un messaggio per dirmi che lo aiutavo a scoprirla. Ora io non credo sia un po' esagerato quello che ha scritto, però sono molto grato. Per la prima volta, qua, wow, dove è nata questa canzone, proverò a cantare questa meravigliosa linea. Oh,
azioni che sai dare, ma fai indifferenza se mai mi vorrai ferire. Mi piace sempre fare questo gioco. Chi c'era? Eravate 20.000 quel giorno. Io ricordo che a me sembrava di aver conquistato il mondo. Cioè, ho detto, se riesco a fare una serata a Roma, non ci ero mai riuscito. Iniziato a cantare a 16 anni. Basta, tutto nella vita. Quella serata per me era tutto nella vita. Ora prendete questa informazione e mettetela in proporzione con quello che sto vivendo in questo momento, che trovo veramente meraviglioso. Ma perché io non avrei mai neanche lontanamente pensato di poter meritare questa cosa. Io penso ancora di non meritarlo. Attenzione, sia chiaro, però è una vostra decisione e io decido di voi. Per cui, se stasera avete scelto di mantenere questo appuntamento con noi, alcuni da 120 anni con questi biglietti nel cassetto, e molti di voi potevano benissimo restituirli, però siamo qua. Io continuo a pensare che magari non lo merito, però voi siete così forti, io mi fido di voi e quindi mi sento bene. Per chi c'era quella sera all'Ovest del 2002, o per chi si è giunto anche dopo, non importa, perché siamo rimasti lì. Granati? Grazie ragazzi, grazie a te. Questa pure è la canzone, perché mi si viene. Oh, che dov'è? Con tempo.
Riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno, però ve la leggo, l'ho scritta oggi e vi prego di avere pietà per me, se mi commuoverò. Scusate, devo guardare però non l'ho scritto. Innanzitutto mi è dispiaciuto. Innanzitutto volevo salutare gli amici di Milano che stasera stanno festeggiando. Mi dispiace per gli amici di Roma perché sono in tour, ero in tour, non potevo esserci, però avete ancora tempo se volete tornare a divertirvi. L'8 luglio ci sarà anche il Pride di Latina e sarà veramente molto 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 divertente. Inoltre vorrei salutare gli amici che sono adesso a Campovolo a cantare per quello che è successo con i nostri amici dell'Emilia Romagna. Io purtroppo ovviamente non potevo andare, altrimenti lo avrei fatto, e sicuramente in un momento farò la mia parte da cittadino per quella causa, ma voglio salutare i miei colleghi perché stanno facendo un lavoro della Madonna in pochissimo tempo. Detto ciò, volevo leggere questo passaggio per chi non vuole sentirsi solo. Potete anche cambiare gli aggettivi, perché secondo me la sostanza non cambia. Un paio di anni fa, un ragazzo, sul passandomi da destra, mi gridò brutto frocio, schizzando via come il perfetto codardo che era, che poi è la cosa che mi rende maggiormente rabbioso di fronte a questi soggetti. Hanno tutti in comune un elemento, la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi e gli odiatori se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. Invece no, un'offesa gratuita, volgare, magari pubblica, poi la fuga. Io avrei voluto sbranare quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire, restituire le offese, urlando forte per aggiungere terrore al dolore, terminare solo quando avrei visto quell'idiota vittima della peggior mortificazione, essere umiliato da un frocio. Io non sarei scappato però, non sarei scappato, sarei rimasto lì a guardare quell'individuo con attenzione e magari anche con compassione, per ricordarmi una volta per tutte come è fatto un uomo. Prendetevi la vostra vita ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vi impongono. Questo è tutto per voi. Grazie. Tu sorriso non andava via. Devo partire però non è più.
Soprattutto se avete riconosciuto le canzoni che vi ho fatto vedere. Noi ci vediamo ragazzi al prossimo video. Ciao carini!